Bella raga! Troppo. Troppo. Sai quando è troppo? È troppo e allora non urlo così tanto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie a NecroDeath, 9 mesi, SamFat, 25, il visualizzatore ne fa 4 e Pentaossido 14, ma ancora non sappiamo se è tutto giusto. Grazie a Lord Cartolaio, grazie a tutti, grazie a Skingo. Io non so se state rinnovando giusti oppure c'è ancora il solito problema, ma io vi ringrazio in ogni caso. Grazie a Skingo, Mattia, Albano, a Redadu e a Carlo Revolver. Carlo Revolver è nuovo, quindi sì. Grazie, grazie. Questa sera eravamo on fire, dicono i Thermos. Grazie per il loro raid. Skili, 2, grazie mille. Veramente migliori di 3, è certo. Grazie a Jammy Jammy e Prishna. Stasera volevo farvi vedere questa. Ve la faccio vedere al volo perché è arrivata oggi. Poi dopo iniziamo a giocare. Poi dopo si residenta in maniera cattiva. Grazie a Ready Steady Go intanto. Ah sì, mi ricordo. E la coreografia di posing stai facendo? Va bene. Ho comprato questa cover ovviamente non per utilizzarla tutti i giorni, perché non ne ho bisogno, ma per un utilizzo da viaggio, diciamo. È un utilizzo più che altro per quando per quando sono in giro. Adesso non ce l'ho sotto mano, però mi sentivo un po' uno stronzo a girare con il power bank e il filo, no? Questa cosa qui è una buona soluzione. Adesso vi vado a far vedere un attimino com'è. Ho notato una bella criticità, però. Il telefono pesa 8 quintali. Grazie a Skate, a Carmelita, a Bayoni, a Crossontine e a Marco con la K. Grazie a tutti. Allora, vi faccio vedere che sostanzialmente... Elviro, grazie mille, grazie anche a Politically Incorrect. Non mi escono neanche tutti, io non riesco a capire. Mr. Harris, grazie mille. Allora, vi faccio vedere, guarda. Si ficca, poffete e... mi fa vedere il livello della batteria di entrambi i dispositivi. È comodo, però cazzo, il telefono diventa veramente di una pesantezza incredibile. È una, semplicemente una cosa un po' più elegante, leggermente più elegante... rispetto a il filo col power bank. Poi se fai comunque la figura dello stronzo perché c'è il telefono largo 8 cm, per carità. Però per me è una soluzione un po' migliore, ad avere il filo che ti arriva in tasca. Se cade va sotto terra, molto probabile, ve l'ho fatto vedere. Grazie a Matte, a Mattia Pio, a Harris, a, e basta, niente. E a Kessels. 5 mesi, Pepper, 6 mesi. Tanti auguri, Pepper, tanti auguri. Ratiger, 25 mesi di livello 2, grazie. Però, allora, visto che non vorrei rovinare l'atmosfera di Resident Evil con questa sera, le muto, perché in realtà ne stanno arrivando tantissime. Io non so quali siano... giuste e quali siano invece il bug di Twitch. Io ringrazio comunque tutti quanti. Grazie a Insane Drake, a Derry Tyrella, a Del Matti. Grazie, grazie, veramente grazie ragazzi. E Darkone anche lui. Però che devo fare? Non lo so. Mi sembra abbonato a 20 mesi, ma dice che sono ancora 11. Ma io che cazzo ne so. È tutto a caso, tutto a caso. Speriamo che sistemino questa cosa. Ora, quindi mettiamo in pausa la situazione. Vediamo di andare in game. Anche se non c'è il game, non c'è ancora. Scusatemi. Oggi ho cercato di registrare Hit. Oh, non funzionava, eh? Ma porca puttana, non funzionava niente. Che fastidio. Ci riproverò domani. Non andava Hit. Non andava. Non si avviava. Non mi faceva entrare nei server. Io ho registrato. Poi la voglio montare quella parte lì perché sono io così. Non va, non va, non va. Che cazzo. Mi ha fatto ridere. Ho perso tempo, ma mi ha fatto ridere. Ah. Ok. Avvia il gioco. Si è spaccato il vetro! Ma sì, caccia il procione. Vai! Storia! Continua! Qualcuno si ricorda? Qualcuno si ricorda dove eravamo rimasti ieri sera? Tanti auguri, Sandrake. Allora. Stasera sforiamo anche un pochino, eh.
Sforiamo anche un pochino stasera perché vorrei cavarmela con un po' di tempo in più. Quindi, se vi chiedo una mano, datemela. Se non vi chiedo una mano, non datemela. Adesso vi chiedo una mano. Che cazzo devo fare? Avevo roba in tasca. La batteria, però con la batteria mi serviva altro. Il fusibile. Per il fusibile dobbiamo andare a fare in culo di qua. No, vedi, no, non questo. Come si correva? Così si correva. Perfetto. Com'è lucido questo muro? Quasi liquido, direi. Ma, vabbè. Mi cacco sono a casa sola, ma tranqui. Grazie ad Aka! Quello è nuovo. E soffesso, grazie a soffesso. Scusatemi, non è cattiveria che non faccio uscire le sub, però sono veramente un mare per via del bug. Mi perdonino i nuovi sub, mi perdonino. Vi voglio bene, vi ringrazio, ma no. Ok, allora devo andare di lì. Aspetta, zoom, si zoom, ok. Andare di qui, scendere, però qui era pieno di gente, mi ricordo. Qui mi ricordo che era pieno di gente. Vabbè, adesso ci divertiamo. Grazie a Simon Panian. Eccolo lì, l'ho visto strisciare. Vabbè, chi se ne frega, finché striscia. Allora, scendiamo di qui. Vorrei farlo il video di Titanfall Battle Royale. Sì, soprattutto perché mi è piaciuto parecchio, ma con calma, ragazzi, con calma si fa tutto. Ok, siamo qui. Devo andare qui, a fusibilare il fusibile. Corri! Ok. Cazzo, ma qua ne avevo lasciati una quarantina. Me li ricordo. Che fa? Questo si alza, sicuro, si alza. Niente, che culo. Ok. Ok, vai. Fusibile. Usa. E cosa dovrebbe impedire agli zombie di venire qui, fino a qui, in questa sala? Non lo so, però noi salviamo. Vai. Non è niente male Apex Legend, è vero. Il Licker l'ho spaccato a merda, gli ho fatto scoppiare le balle, gli ho... Boom! Boom! Ok. Mi sono bloccato di nuovo. Perché? 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 Allora, di qua siamo stati, di là siamo stati. Cosa abbiamo da esplorare? Qui, l'ufficio ovest. Non abbiamo la cassaforte. Qui c'è una porta chiusa. Effettivamente è scritto porta chiusa. Andiamo al piano di sopra. Qui è pieno di roba. L'ufficio Stars, armeria, PC. Per il PC ci serviva una chiavetta USB che noi non possediamo. Le docce, lucchetto combinazione. Ok, non sappiamo la combinazione. Il crick meccanico ci manca. La situazione. La C4, me la ricordo la C4, però non abbiamo nulla per attivare la batteria. Adesso vediamo cosa c'era qui. Allora, ah no, qui era la storia dell'incendio, no? No, qui era la storia dell'incendio. Qui che cazzo c'è? Boh, non lo so. Ah, e qui è chiuso. Perché porta chiusa? Ho il foglietto della combinazione. Sono così stronzo? Sono così stronzo. Aspetta, dov'è? Ah, è vero! La cassaforte ignifuga dotata di composizione a tre cifre. Nell'ufficio Stars 2F. È spostata da lì all'ufficio ala ovest 1F. Ala ovest 1F, grazie ragazzi, vedi che sono pirla. Ala ovest, ala lì. Beh, sarà questo 1F, presumo sia questo. Boom, andiamo. Grazie, siete stati utilissimi, gentilissimi, persone squisite, devo dire. Eccezionali, i migliori siete voi. Aspetta che devo andare di qua, devo andare di qua, sì. Boh. Ora. Che memoria, siete meglio di me che ci sto giocando. Allora, no, di qua. Boom, boom, ok. 9 sinistra, 9, 15, 7. Boom, allora, 9. No, come? Aspetta, no, aspetta. Allora, 9, no, ho sbagliato, 9, 15, 7. No, come funziona? 9. Lascio riposare un attimo. 15. 7. Boh, ok. La sacchetta! Però non è che mi serva più di tanto. Cioè, mi serve perché per carità è utile, ma non ci porta avanti nella situazione qui. Boh.
Terminale armadietti, ok, la camera oscura. Cosa c'è qui? Una vaschetta. Che cazzo è la vaschetta? La vaschetta, che cazzo è la vaschetta? Ma io salvo, per sicurezza salvo. Grazie a cani da casa. Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? E dove sviluppi i rullini? Sì, chiaro. Vado alla vaschetta, andiamo alla vaschetta. Dov'è che era? No. Andiamo alla vaschetta. Esploro, certo. Guarda la mappa, le zone grigie e esplorarle tutte. Non è così semplice perché qua, ad esempio, non ci può. Perché non sono entrato all'archivio qui? Ah, qua c'è la porta chiusa. Ok. Andiamo a controllare la vaschetta. Poi dopo facciamo un attimo il giro dall'altra parte, che non vorrei mai fare le figure. Adesso c'è qualcuno che bussa. Ma che, siamo pazzi? Ma che, chi è? Chi è stato? Ma sto coglione! Oh! Ma vaffanculo. Ok, vaschetta. No, no, direi che non mi serve. Arrivederci. Porca vacca, guarda. Sì. Ma è Ma questa qui? che... E infatti. Non è morta mai, però intanto. Da dove viene là? Ecco, è ok. Allora, aspetta. Torniamo di qua. Andiamo di qua, facciamo così e andiamo a vedere se dentro l'archivio ci possiamo andare, perché a questo punto mi sa che possiamo. Com'è chiuso? Ah, giusto perché è di qua. Errore mio. Grossolano errore. Vai K. In realtà è C, non è K. Vai C, corri. Ah, di qua non c'eravamo più entrati perché c'avevo troppa paura per andarci. Vedi? Ecco perché. Vado. No, non è morta. Però chi se ne frega. Ah, c'è uno lì. Ecco perché non sono più venuto da sta parte. Ok. Arriva la bomba. Sta fermo là, sai, eh? Diavolo! Diavolo! Entro qui. No, c'è la porta di fiori che non ho. La merda puzza. Ecco perché non posso. Vabbè, ma muore una certa. Ma sì, vabbè. Che fa? Che fa da dietro? Che fa? Tocca? Mi morsi. Ho capito, ragazzi, però morite una certa. E muori. E dai. Beh, non è possibile. Scusami. Scusami, Scusa, ma che cazzo? Allora? Quanti colpi mi sono andati via? Grazie a Gallard. Beh! Ma l'avete Ma che finito di diavolo? cicciare fuori tutti come delle merde? Ah, forse da qui posso andare. Non credo, ma ci provo. Ma che fastidio. Un altro! Ma quanta gente qui! Sera. Ne. Non superano le porte, vero? Non superano le porte. Non superano, non superano. Urlate quanto vi pare. Tanto non vi apro. Ok. Cos'è questo? No, fermo qui! Questa è una via d'uscita. Ma tua mamma! No, non sono capace. E sono capace invece! Sono capacissimi ad aprire le porte! Vaffanculo, Michael Jackson! Nei miei coglioni! Vado di qui! Vado di qui! È chiuso! Sto giocando normale, sì. Quindi, è chiusa. Ah, la catena. C'era una catena? L'avete vista? Avete visto la catena voi? C'era una catena qui? Cazzo, mi tocca fare il giro di nuovo.
Ma porca puttana, c'era la catena. Vabbè, facciamo il giro. Sì, ok, siamo giusti. Colotec, siamo 25, le voglio sempre bene, grazie. Non mi voglio curare, perché così se muoio almeno ricomincio. Abbiamo sprecato un sacco di colpi. No, aspetta, di qua. Infatti c'è un po' di... Allora, l'hanno morso qui e c'ha mal di pancia. Capita spesso. Capita molto... State attenti, ragazzi, quando... Cos'è qua? Posso toccare? No. È pericoloso, può essere veramente pericoloso. State... Per l'amor del cielo, state attenti. Che paura, mi sono fatto con la mia stessa ombra. Tiè. Così risolviamo, non escono più questi zombie. Rimangono lì. Guarda, chiudiamo anche qui. Belli loro. Ok. Io vi giuro che la catena non lo vidi. E abbiamo sprecato tutte le cose. Arriva la bomba. Che succede? Che succede? Che paura fottuta, vaffanculo. Eccola la catena. Dai, Chris. Dai, Chris. Usa le tronchesi. Grazie al Joker per la sub. Vado, vado di qua. Cosa c'è qui? Ok. L'erba voglio. Me la mangio. Dai, questa la uso. È una gangbang. Via. Aspetta che questo sicuramente bisognerà fare così. Come sono bravo a sapere le cose. Cosa devo leggere, Ghostfart? Grazie mille, gentilissimo. Ah, leggi la lavagna? Scusami, pensavo la sap... Che lavagna? Quale lavagna? Questa? Locker room cup. Locker room... Stai fermo, eh. Locker room... Locker room cup. Gli armadietti alla locker room cup. Agli armadietti qui. È qui che c'è cup. Però non c'è scritto un cazzo, non c'è un armadietto qui che non ho aperto. Oh sì. Cup. Ah, spogliatoio vuol dire. Spogliatoio, c'è uno spogliatoio? Spogliatoio. Ah, forse le docce. Forse le docce. Locker. Potrebbe essere qui. Cap. Armadietti. Spogliatoi. Armadietti del secondo piano. Spogliatoio. Anche secondo me. Secondo me è qui. Cap. Segna, segna. Cap. Ma siamo pazzi. Cosa bussa quello lì? La metto qui. Questa è chiusa che c'è lì. Guarda di qua. Guarda di qua. Va, sbrigati, 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 sbrigati. Dove siamo? Non lo so. Me ne frega niente. Vado via. Ma che quanta gente c'è? Dove siamo? Aiuto, aiuto. Di qua. Ciao, stronza. Ma siamo matti. C'ho una cura in tasca. No, io sto girando senza cura. Così temerà. Posso buttare via questo? Oggetto chiave. Posso scartarlo perché non serve più. Giusto? C'ha il visto? Lo scarto? Lo scarto. Io lo scarto. No, non lo scarto. Salvo prima. Prima salvo e poi lo scarto. Alla spunta. Ma non si sa mai. Allora, fammi guardare qua. Salviamo. Sì. Mi prendo un... No, di qui. Come io... Ok. Mi prendo una miscela di piante 1v1 qui. Sì. E metto giù anche questo. Lo deposito così, giusto per... Ma proprio per sicurezza. Ok. Ma... La pistola, questa qui, la Samurai Edge, è meglio della mia? O è solo una cheat? E fa più figo? Vabbè, e risalvo. Grazie a Rob Jim per il suo sub. Che, scusa, siamo già a 6 mesi e poi dopo è uscito di nuovo. Ma io non riesco più a capire. Vabbè, non importa. Grazie. Ed è qui dobbiamo andare. Alle docce. Alle docce bisogna... Come si va alle docce? Ci sono delle scale qui sotto. Devo andare di qua, di qua, di qua. E a fanculo di là. Aha, ok. Arriva la bomba. Oh yeah. Esamini lo scettro. Lo esamino dopo. Lo esamino dopo. Effettivamente mi ha droppato lo scettro. Io da coglione non ho controllato. Perché effettivamente potrebbe essere qualcosa di intrighevole. Vabbè, facciamo con calma.
Andiamo su di qua. Sera. A lei, a lei. Ok. Ma qui ci sono dei colpi. Me l'ero. Ok, quelli qua. Che schifo non mi fanno, visto che sto rimanendo anche senza in questo momento. Abbiamo tenuto ogni colpo con parsimonia. Adesso è anche giunto il moments. Cap, 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 cap. C, A, P. Ale, che bello. E mo? E vabbè, ma chi se ne frega? No, per carità, non fraintendetemi. Ok, cioè sono contento di questo, ma chi se ne frega? Merda. Vabbè, raccolgo la polvere da sparo lì. Devo far scoppiare la C4, c'hai ragione, me l'ero appena pensata e sono scemo. Arriva la... Dov'è? È qui. Dov'è? Non è... Eccola qua. Grazie. Olè. Allora, è qu no, qua c'è il PC. Il crick meccanico. Dove cazzo era la C4? Ancora più su? Sì, era ancora più su. È qua. Eccolo qui. Barriera con C4. Per salire, quindi devo riuscire dalle docce e farmi le belle scale che ci sono qui alla nostra. Sì. No, beh, qui c'è il leaker morto. No, non è vero, siamo qua. Siamo arrivati. Cazzo, ero sicurissimo fosse qui, invece no. No, aspetta, aspetta. Non era qua la stanza? Questo è l'ufficio Stars, invece. Ah! Devo tornare... Ho sbagliato, lo devo tornare indietro. Ma porca vacca! Sai che mi ricordavo di aver incontrato il Licker subito dopo essere entrato in quella storia strana? Boh, vabbè. Allora, andiamo su. No, no, c'è Tra Tassoni, solo stasera non ci sono le notifiche delle sub, perché purtroppo Twitch è impazzito e grazie ad un rinnovo locale chiunque può rinnovare, cioè chiunque può far riuscire la sub e incastrando il sistema sostanzialmente, anche se hai rinnovato tipo ieri, puoi rinnovare adesso. E allora per non avere la live intasata di sub e resub, anche se legittime, e mi dispiace, continuo a ribadire, mi dispiace ragazzi, non è che... vi sto ignorando, anzi, mi dispiace un sacco. Facciamo così. È per rendere la live fruibile a tutti, perché sennò sarebbe un continuo Entra! Ah, sì, mi ricordo! Non mi va. Non verrebbe una bella live, non sarebbe bello da seguire. Allora, posso combinare direttamente così? Yes! Sì, se no passerei la live a ringraziare anche chi l'ha appena fatta l'altro giorno. Non è cattiveria. Semplicemente non vogliamo perdere tempo, visto che stasera ci stiamo godendo qui la situazione. Tiè. Detoniamo il detonatore, tiè. Cioè, 9 secondi, ma aspetta! Mi metto qui. Basterà? Boh. Kaboom. La mamma puttana! Quello era un leaker. Se questo zombie è rimasto vivo dopo l'esplosione, guarda, mi cago addosso. Mi si è drizzato il buco del sedere. Pony. Cos'è sto medaglione? Fammelo toccare. Boh. Ah no, vabbè, ma è uno zombie. Ah, aspetta, il taccuino, fammi vedere il taccuino, dov'è? Allora lo dico. Donna Arco Serpe. Donna Arco. Sono veramente bravo a riconoscere i simboli. Oh, il medaglione della Vergine. Che c'ha? Che c'ha? Chi è che fa sto bordello? Oh, Bonnie? 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 Allora, il dribbling migliore. Devo tornare di qui sabato sera alla biblioteca. Allora, corro di qua, vado giù di qua e tac, poi mi infilo di qua e sono all'atrio principale. Come ridere, guarda.
Pronto, pronto, posizionalo lì. Io dribblo, ciao stronzo. Yes. Mamma mia. Non è vero. Dai, bastardo. E ricarica l'ultimo colpo, ricarica. Ok, è morto. No. E allora siete tutti dei pezzi di merda. Oh. È qui che si vede l'uomo vero dall'uomo... Ok. Tranquilli. Va tutto bene. C'ho di nuovo il cagone. Perché c'ho il cagone? Attenzione, mi dice. Vabbè, finché non... Che fa questo? Si muove? No, non si muove. Tutto secondo i piani, tranquilli. L'unica cosa che non mi fa impazzire di sto gioco è quando c'è il respawn degli zombie, perché è una cosa veramente a caso. La mutanda. Che riflessi, hai visto? Sono un ninja samurai showdown. Uno shinobi, un Kentucky Fried Chicken. Non me lo fa uccidere, eh? Guarda che ci tiene Chris a fare le coglionate. Ta, ciappa. Arlì, che meccanismi. Bellissimo. Trovo una via di fuga. Trovata. Aspetta che andiamo a salvare. Fammi salvare. Ricordiamo ancora che non siamo mai morti. Per ora. Ok, allora. Salva. Yes. Fammi ciucciare da qui. Della polvere da sparo. Non è una sola. Ok, lo scettro. Posso... No, lo devo prendere e poi esaminare. Aspetta. Ok. No, devo esaminarlo così. Va. Un corto scettro con incastonata una gemma. Oh, c'è il tasto! C'è il tasto per farlo illuminare, come Sailor Moon! Ah, no, niente. Mi ha dato la gemma. Ah. Ok. Vabbè, metti giù. Ce ne frega una sega, per ora. Basta. Ho sentito un quack. Qualcuno ha detto una parolaccia, l'hanno censurato. Sai che bello se... Potere del cristallo di luna, vieni a me! Sarebbe stato bellissimo. Ok. L'ho chiamato Chris fino adesso, è Leon! Ragazzi, l'ho chiamato Chris fino adesso! Così va sottoterra. Bene, usciremo da qui. Tanto l'altro è sicuro, zombie. Tenente Brana! Marvin! Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. La portiamo subito in ospedale. No, io... Io voglio mangiarti la faccia. Bravo. Forza, ma com'è aggressivo lui. Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... Oh! È troppo tardi. Però sparati in testa, non sparare a me, coglione. Ci ho provato, Leo. Dai. Ma ora è troppo tardi. Va bene. Non possiamo lasciarlo diffondere. Bravo. Quindi? Ora tocca a te. Adesso vai. Ma sparati però. Che barba ispida. Va bene. Non possiamo lasciarlo diffondere. Però io voglio diventare zombie. Come? Che poi smetti anche di soffrire dal mal di pancia se ti spari. No, adesso mi farà sentire lo sparo. Non la deluderò, Marvin. No. E io non... No, Bah, vabbè. Ma aspetta, non si può più tornare indietro? Sì, si potrà tornare. Ma per forza. Per forza. Eccoci. Che palle che c'è sempre un modellino in scala dell'edificio dove siamo. Ma perché? Ma chi cazzo le pensa queste cose? Modellino di... Un portaombrelli? Ah no!
Non ce l'abbiamo, l'abbiamo lasciato a Fanculonia. E cazzo saperlo. Vabbè. Ok, che bel cappello. Allora, cioè, polvere da spero. Polvere da spero. Aspetta che raccogliamo. Raccogliamo altre polvere da spero. Aspetta, ma io ho delle altre cartucce per fucile. Mettile lì. Polvere da spero, le prendo. E poi dopo faccio combina con polvere da spero. Poi faccio combina e faccio olè. Poi faccio combina. Non si può. E adesso salvo il game. È un bel paese, Franculone. No, non mi voglio curare. Ma chi se ne frega? Perché sprecare una cura? Anche perché non ce l'ho una pianta sola. Ho la doppia pianta. Quindi devo essere morso almeno un'altra volta prima di poterla utilizzare. Altrimenti è uno spreco. Perché ho la combinazione di due piante verdi. Che dovrebbero fare due piante verdi. Funziona così. E visto che abbiamo ancora, guarda, la vita in attenzione, anche se ci sono davanti io, ma vi assicuro che qui dietro c'è scritto attenzione in giallo, finché non andiamo in rosso non ha senso. Cala la mutanda. Stasera staccheremo per le 10:30. Andiamo un po' avanti, un po' più del solito. Allora, un bivio. Enrico Ruggeri lo cantava, ci ha fatto una trasmissione anche, andiamo di qua. Che cosa diavolo? Dottore? Ah, di sopra sarà. Qua c'è un jumpscherone sicuro, guarda. C'è niente. Vabbè, pensavo, non c'è niente. Ma quanto si lamenta questo qui del cagone? Allora, lì c'è una bombola. Devo tenere premuto A? Oppure lo posso fare solo dall'altra parte? No, posso farlo anche da di qua. Ho salvato, sì. Ma che... Mio Dio. Spara all'occhio! Hanno anche fatto un film su di lui. Cristo. Mi sembra un tipo ragionevole. Bravo. Ciao. Che palle le boss fight di Resident Evil. Una pianta verde, vedi? E una sola la posso usare. Buonissima. Al gusto di pepe. Ah, una granata. Una granata. Vabbè, una granata. Mi intuba. Che tega nei denti che mi diede. Passato così. Che bello poter fare queste cose in Resident Evil. Era fantascienza una volta. Ok, non vedo nessun posto dove magari metterlo in trappola. A meno che questa leva non serva, no. Bisogna spararli. E noi gli spariamo. Anche perché mi sta riempiendo di munizioni, quindi voglio dire. Come cambio arma qui? Ale! Bang! L'occhio! No, no, no. L'occhio! Aia! Sorride. Tirami fuori l'occhio. E l'occhio, t'ho detto. Ma stai fermo. Apri. Bravo. Mettiamo un po' di collirio dopo. Vai tranquillo. Tranquillo. Oh oh. Che dolore. Sono in pericolo. Usiamo la droga. Tranqui. La grandissima. Sto benissimo. Aspetta da qua, dimmi che lo prendo da qua. Dai, che liscio di merda.
Oh. Bravissimo. Ah, qua si è ritrasformato. Questo qui ne sa, eh. Dov'è? Dove andò? Aralo lì. Vieni qua. Vieni qua. Oh oh. Oh, ma sei scemo? Ma che cazzo? Ma vai a morire ammazzato. Sprangare. Santo cielo. Ok. Ok. No, niente. Tutto bene, ma stai bene? Sei sicuro? Allora. Quanto? Sto sprecando proiettili? Porca vacca. Lo sapevo che sto sbagliando tutto. Mamma mia, lo sapevo. Figura di merda, figura di merda. Ah, ma sei sicuro che sto sprecando? Perché secondo me l'occhio andava spaccato. Ah, solo l'occhio. Ok. Dio mio! Mi prese. Niente, sono andato, sono morto, sono defunto. Mi spacca la testa. Invece mi lascia andare perché è magnanimo, è un bravo ragazzo. Gentilissimo. Chi è? L'occhio. Apri. No, non l'ho preso. È rosso! È l'occhio rosso! Adesso sì che ci avrebbe bisogno di un po' di collirio. Quanti colpi c'ho? 21, vai! Yes! Ah, che dolore, che dolore! Ci hanno fatto un film animato su di loro, su di lui, tra l'altro. Ciao! Ah, ok, perché ti ha buttato giù la scala. No, ok, cazzo, per un attimo ho pensato che quella scala fosse scesa per misericordia. Cazzo. Allora, aspetta. Andiamo di qui prima. È di qui? Sì. Ragazzi, non vorrei dire stronzate, ma la pianta rossa con quella verde, che effetto fa? Cura di più? È su Netflix anche, bellino, ve lo consiglio. Non mi ricordo se curava di più. Ha cura al massimo. Ma allora, quanti stadi ci sono di dolore? Perché io sono in attenzione. Abbiamo il rosso, il giallo e il verde. Se io con due verdi arrivo al verde, scusami, sì, se io con due verdi arrivo al verde, con la rossa e la verde dove arrivo, scusa? Cosa cambia da... Cos'è Max Vita? 3. Ma quindi ci sono, c'è più di uno stadio. Quindi io posso essere addolorato 3 volte. Normale, attenzione, pericolo e muori. Ok. La blu mi toglie il veleno. Ok, quella è un'altra questione. Ma cosa cambia da rossa e verde a verde e verde? Sì, grazie. Ok. Ripristina completamente la salute. Ok. Questa ripristina la salute. Fa tornare a verde quando sono in pericolo. Ma anche due verdi l'hanno fatto. L'ho fatto prima. Vabbè. Allora, andiamo di su. Ah, da pericolo a full. Quindi c'è un'altra cosa. Ok. Ok, 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 ok. Lo so che ho un foglio, aspetta. E non volevo dilungarmi troppo in... Poi la sparo, no. No, benefici... Ok, piante verdi. Piante rosse, ok. Combinate, sì. La blu, il blu, ok. Ehi, no, non solo questo.
Mi aumenta anche la resistenza temporaneamente. Non mi pareva fosse così, ma ok, mi fido. Boh. Tiro la leva? C'è una leva, ben deciso di tirarla, il nostro Leon. Ok. Adesso che sappiamo a cosa serve, sì, ha un senso averlo fatto. Ma lui che cazzo ne sapeva, scusami, era una leva. Ha tirato una leva. Si fermerà? Ah, si è fermato, dai. Guarda che ho paura a correre qua. Non vorrei mai... Perché c'ha tutto il culo cacato. Come cammina tutto stitico. Ok, save. Save. Vai. Abbiamo sprecato tante munizie. Sono molto dispiaciuto di questa cosa. Abbiamo sprecato tante munizie. Oh, un'altra sacchetta. Vabbè, ma il gioco allora diventa una cazzata a questo punto. Risalvo. Le leve sono fatte per essere tirate. Certo. Ok. Una scala con un'altra scala. Scusami, qui dice che non ho esplorato. No, le mie balle. Cosa vuol dire che non ho esplorato qui? Perdonami. Che cazzo mi sono perso? Ma il piano di sotto, forse? No. Che poi dove cazzo siamo? Cos'è questo posto? Chi l'ha inventato? No, non c'è niente. Ah no, aspetta, di là c'era roba. C'era un'altra porta. Non ho guardato perché sono scemo. Hai saltato parecchio da fare nella stazione. Sì, ma me lo stavo tenendo per dopo in realtà. Ma si torna, sì, si tornerà. Aspetta. Ok. Polvere da sparo. Pang. Ok, c'era un'erba che non ho visto. Vai. Buono. È finito. Fine della pacchia. Che c'è qui? Non ti buttare, per l'amor del cielo. Ti spacchi tutti i malleoli. Si torna alla stazione. Allora, a posto. Vado. Non abbiamo fretta. Noi stiamo giocando la nostra avventura con i nostri dovuti tempi, con i nostri dovuti cacamenti. Direi che... allora, io l'ho giocato Resident Evil 2. Mi ricordo poco un cazzo, ma l'avevo giocato. Infatti mi è dispiaciuto un sacco non aver rigiocato anche l'1. Aver rifinito l'1 in live. Questa è una cosa che tutti mi chiedono. Però effettivamente, ragazzi, è passato talmente tanto tempo da quando avevo piantato Resident Evil 1 che sinceramente ripartire da lì non se ne parla. E rigiocarlo dall'inizio men che meno, perché con la visuale così, con le telecamere, no, la odio. Il parcheggio. Stork. No, quella era il 3. Sì, si riparte dallo 0. Ma lo 0 ci avevano fatto un remake recentemente o ricordo male? Allora, i lupi ci sono. Niente. A Raccoon City ci sono i lupi, mi fa ridere. Arriva la bomba. Oh yeah. Quello era Thanos. Vedi che qua c'è evidentemente roba da esplorare. Sì. Canale mutanda. È chiuso. Ok, l'abbiamo appurato. Non so perché c'ho il grande babumba piantato in testa questa sera. Sempre bello di Rolly Polly Olly. Adesso sai chi è. Tutto è tondo e nel suo mondo è il tipo più in gamba che c'è. Rolly, pago il parcheggio? Ostia, non ce l'ho. E ci è rimasto malissimo. Cavolo. Serve la tessera. Il cane. Il cane. Cos'è, uno scherzo? Merda, questi si muovono lesti. Lascia. Grazie, Clyers. Aspetta che mi sporco caldo. Come chi sei? Statta. Ah no, è... Ada. Ada. È Ada, è arrivata Ada. Signorina Wang. Abbassala. FBI. Non l'ho riconosciuta senza il vestitino fitto. Grazie. Che... E quanto è duro sto cane, però. Per l'aiuto.
Strano, tu sei ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Ci sono gli zombie. Informazione confidenziale. Certo. Dove va? Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene. Oh, ma a me, secondo me li hanno fatti tutti brutti tranne Claire. Grazie, yokai. A parte Claire, sono tutti brutti. Ehi, non abbiamo finito. Arrivederla, signora. Non abbiamo finito anche perché qui... Ah, quella porta lì sicuro me l'ha chiusa, perché è stronza. Da dove è sbucata? Dall'uscita, vedi? Ah no, è aperta adesso. Ok. Sì, però se mi dice rosso vuol dire che devo ancora finire di esplorare, giusto? O è semplicemente per la porta chiusa? Ah no, perché qui c'è il blocco. Ok. Ok. E però mi ha aperto un'altra porta di qua. Ok, 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 ok. Andiamo a vedere di qui prima. Non so se ci voglio andare di qua. Non so, non ci voglio venire. Perché siamo venuti di qua? Scusami. Rosso vuol dire che c'è della roba. Ma non è magari che è rosso perché non potevo ancora aprire il coso? No, lì c'è. Non me la segna. Perché non me la segna l'erbetta? Ok, eccola qua. La vedo. Pianta blu. Ah. Ma sarà che non ci vedo tanto bene, ma tutto mi pare tranne che blu. Claire sembra una bambola rifattissima, ma dai. No. Oh, wow, 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 wow. Che succede? Cosa sono sti scatti? Si libererà? Sì? No? Ma nel dubbio. Ok, l'ultimo non serviva. Merda. Ma io per sicurezza vorrei mai... Ma bastardi, allora morite subito! Fa sprecare colpi. Cane di merda. Primo 8 colpi, secondo 1. E che ne so io? C'è una buca per le lenti. Qui ho fatto tutto? No. Cosa c'è lì? Poi la sparo di qualità alta. Ah. Ma sì, c'ho spazio. Almeno ci facciamo colpi del pompa. Ok. Oh, vi giuro che mi sta girando malissimo in questo momento. Non so perché. Posso combinare direttamente? Ah. Grande, zia. Charge sto boom. Ada è fatta molto meglio. Vabbè, ma se mi parli delle pere basta, chi se ne frega, insomma, dai. Grazie Scotch per la sub. Che linguaggio, che linguaggio. Ah. Canile, però me lo dà completo anche se qui c'è il portone chiuso. Oh, non lo so. C'è anche un obitorio, scusami. Quanta merda c'è in sto museo? Mi cimpiro? Allora, lì c'è uno. Che sicuro si alzerà prima o poi. Ah, ecco qua. L'effetto autotipico. 39 anni. Morto nel letto della cella personale. Le mani sono contate per i rigor morti. Ok. Noto cleptomane. Quando è andato in più chiuso, nonostante fosse detenuto di sopra. Ok. Quindi probabilmente avrà addosso qualche oggetto. Vediamo. Ah, tiene premuto. Ma succede roba. Aspetta, chi lo sapeva? Leh. Si è incastrato. Vabbè, lasciamo così. No, 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 no.
incastrato pure qui. Oh. Questo sembra morto morto. No, è... sei scemo? Lì, lì, lì. Ma porca vacca, dimmi che devo stare di qua a farlo. Non abbiamo mai visto la... No, bastardo! Sapevo che si alzavano tutti e due, lo sapevo, lo sapevo. Ma che fa, che fa? Che si arrampica? Grazie anche a Bonnie. Ma che... Si stronzi. Aspetta. La usiamo a sto punto. Minchia ragazzi. Minchia. Pronti? Ok, è andato. No! Vabbè, però, eh. Mollami. Ho preso tutto qui? Non ho preso tutto all'obitorio. Bastardo all'obitorio. Oh, e muori. Vabbè, però, che cazzo su questi colpi. Ah, ma Light Shot funziona? Ah, davvero, Knight? Karima mi ha detto che Light Shot non serviva un cazzo. Ma dai, veramente Light Shot fa qualcosa? No, ragazzi, mi dispiace. Non lo sapevo. Vedi a fidarti di Karim. Porca vacca. E lui mi ha detto che l'headshot non sapevo niente. Ah, vabbè. Questo c'è una gangbang. Si muoverà? Speriamo di no. Dopo sicurezza lo prendiamo. Lo rifico dentro. Spreco meno proiettile per... non lo sapevo. Io stavo spammando più che altro per tenerlo distante. Ok. No, allora. I colpi alla testa. Dai, che schifo gli scarafaggi! Però ha senso magari, aspetta. No, che schifo. Chiudi. Tiè. Mi è servito qualcosa quello? Mi sono fatto cacare sotto. No, non importa dove li colpisci, ricevono comunque lo stesso quantitativo di danno. La differenza è colpire in testa, che se fai critico alla testa puoi esplodere. Ah, ok. Mi deve andare di culo, però. Ok, grazie. Ma vedi, già è una cosa differente. Mi deve andare bene, diciamo. Ok, abbiamo fatto tutto. Va un po' a culo. Decidetevi, ragazzi, perché cioè, non è vero, è vero, non è vero, è vero, non è vero. Che vi devo dire? Provo ad andare di qui. Ero sicuro che voi di testa bastassero tre colpi. Adesso li abbiamo sprecati tutti i colpi. Sì, non abbiamo più. No, un ombrello. Noto smaltimento attrezzatura. La chiave piegata in utilizzabile usando i pulsanti sono ancora aprire le portiere del bagagliaio. E una scatola. Ce la teniamo. Ok, lì c'è gente al tiro a piattello, carino. Ok, qui c'è messaggio a Mr. Raccoon. Vabbè, questo qui è per i collezionabili. Posso esaminarla la scatola? Ok, non mi serve una chiave. È che ho sempre paura a mettermi qui perché... Ok, c'è qualcosa... Non mi aspettavo si potesse aprire così facile. Ok, la chiave è molto consumata, è quella di cui parlava prima. Esaminiamo un po' tutto. Però non... Ok, servirà la macchina, immagino. Ok, possiamo usare già la chiave di quadri.
Loot box. Ok, gli armadietti non me li fa aprire. Questo per sicurezza la raccolgo. E guardo, già che ci siamo, la combiniamo anche. Sperando di non aver bisogno di quella blu. Rullino. Buona. Ok. Cazzo, siamo passati ad avere un cazzo di inventario ad essere pieni. Sì, sì, sono entrato nel parcheggio, mi ricordo. Ma che, si ammati? Ma datemene a fanculo. Che faccio? C'è roba utile lì? Cristo. Perché lì c'è il raccoon. Lì c'è un raccoon, ma non mi pare di vedere altra roba. Ma siamo pazzi. Provo a sparare al raccoon. Se me lo dà, bene. Merda, no. No, 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 signora! Che paurissima! Che paurissima! Non serve a niente. Ok, è morto subito. Che culo. No. Buona. Ma che fa? Non è morta, mi sa. Vabbè. Oh, io spero che lì ci sia del buon loot, perché sennò veramente abbiamo sprecato dei colpi e della vita per il cazzo. C'è una sega? Non vedo almeno una sega. Ok, no, non è vero, cos'è? Ok, qui? Colpi, dai, dai, vabbè, colpi del pompo. Ok. Grazie puro tonno. Direi che posso anche fare così, magari. Sì, no, mamma mia, no, 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 perché in realtà che è ripartito dall'inizio della live quello lì. Grazie mille, comunque. È pieno, ok. Ok, sarà il maggiorino tutto matto? No, sarà una macchina da polizia se tutto va bene. Ora, vai. Macchina numero 7439, vabbè. Funzionerà all'interno del parcheggio. Sei scemo? Tutto sto bordello? La posso buttare adesso? La posso buttare. Scarta, sì. Butta via tutto, tieni. Che c'è? Il calcio per la pistola? Combina. Sei mitica. Cazzo, mi occupa il triplo dello spazio adesso. Vaffanculo. A che è servito? Fa più danno? Ma porca troia. Vabbè, abbiamo fatto tutto. Ok, di qua siamo stati. E dobbiamo andare qui a sinistra. Più precisione, vabbè. Rincula meno, ma non è che avessi avuto tutti questi grandi problemi, sinceramente. Si può smontare? Ma rimuovi parti, ok, sì. No, perché occupa veramente un botto. Ok. E poi che cazzo usa? Mappa della centrale di polizia. Oh. Ok. Ma di qui ci abbiamo provato ad andare. Non ci abbiamo provato ad andare lì. Perché non abbiamo provato ad andare lì? Siamo stronzi. Cioè io sono stronzo. Voi avete guardato. Rincula meno e ti incula uno spazio. Tanto si alzerà prima o poi. La prison. Celle. Ok, questo è un vicolo cieco, quindi... Quindi niente, guardiamo e poi torniamo. Sarà aperto qui? Non credo. No, infatti immaginavo, c'è la chiusura lì. Sarà? Posso aprire? No. Tanto qualcuno sicuro si libera qua e finisce a merda. Chi fu? Però se si aprono tutte le celle è un po' da stronzi, magari non succede. No, non sono così stronzo. Aspetto un attimo prima. Sera. E là? A lei! Ehi! Non posso crederci. Un essere umano. Che storia. Ciao, umano. Sei a lei! Molto? Abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì.
A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa? Chi lo sa? Spero sia finito in pasto a quelli. Ma che cattiveria. È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Eh beh, ci sarà un motivo. Certo. Certo. Cosa hai fatto? Stavo per pubblicare le sue porcherie. Attenzione. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Soros. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Ma che come? Che cazzo dici? Siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire. Grazie, Andrea. Merda. Arriva. Cosa? Chi arriva? Avanti. Dai, non fare lo stronzo. Ne avrai bisogno. Ne avrà bisogno. Che cazzo? Stars. Adesso lo devi tirare fuori per forza. Chi va là? Chi va là? Sono io. Guarda, dov'è il calcio della pistola? Parlava del cazzo. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Ma no, non voglio. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Madonna, besta. Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. No. No. Ehi, non può continuare ad andarsene. Tocca. Non so neanche il suo nome. Le hanno fatte grosse le pere. Mi chiamo Leon Kennedy. Ma è Lucy Liu. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. L'hanno veramente... Hanno preso Lucy Liu dei tempi andati. A lei. Vale ancora il patto? Ma che stronzo, guarda. È chiuso? Oh, che cosa diavolo? È morte strana. Ok, vai. Non si può, non si può, è chiuso, certo. Raccogliamo questo grosso attrezzo. Non tocco qui. Quadro elettrico celle. Ormai in altro quadro elettrico celle ho residuato bellico. Ah, serviranno dei componenti per quadro elettrico. È certo, nella sala del generatore. Il tizio è venuto a riparare la campana della torre dell'orologio. Ma. Cazzo, la pistola col calcio, due slot. Effettivamente il manovellone uno. È un povero pirla, Leon. Che dobbiamo fare? Allora, noi questi li dobbiamo uccidere tutti. Perché una volta che ho tirato giù la leva, qua si liberano tutti quanti. Al 100%. Grazie anche all'uomo nero. Io non so se ringraziare tutti. Io intanto sto ringraziando le nuove sub. Aspetta. Allora, pannello di controllo porta. Probabilmente dentro la cella di uno... No, non è possibile. Allora, lui ha parlato del... Stanza del generatore, eccola qui. Quindi, in via del tutto teorica, prima devo andare alla stanza del generatore e poi tornare qui. Non so cosa mi conviene fare. Ah, dici che non posso ucciderli? Togli la chiave che ho già usato. No, 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 non la posso... Non è da buttare quella chiave lì. Ma c'è un posto dove salvare qui? No. No, no, no. Ma cazzo è che si poteva salvare qua? Da nessuna parte? Non lo so perché non dovrei poterli uccidere. Sono due pezzi. Uno, ovviamente uno in colonia sud e uno in colonia nord. Allora, prima di fare questo lavoro qui, vado indietro. Che paura. Vado qua. Provo ad andare giù di qui. Perché se andando giù di qui, che poi dopo non so dove cazzo vada, però può darsi che qui poi dopo mi porti magari dove si può salvare. Ah, ok. Hai fatto bene a dirmelo, Raiden. Anche se li uccido poi respawnano. Vabbè, allora non sprechiamo colpi.
Grazie, grazie per avermelo detto. Non posso andare giù di qui? Non posso andare giù di qui? No? Se scendi le scale del parcheggio c'è un save point. Qui sotto? Qui sotto era? Cazzo, sai che non mi ricordo mica più. Andiamo giù. Avete ragione. Aha, però... Aspetta, di qui come si arriva? Scale dei sotterranei, perché... No, aspetta. No, mi sto perdendo. Ok. Allora, salviamo, prima di tutto. Sì. Poi, ho bisogno di cure? No. Però mi svuoto un attimino le tasche. Mi svuoto le tasche da questa roba qua. Ok, perfetto. L'attrezzo metallico a forma di manovella. Dov'è che ci serviva la manovella? Non mi ricordo. Allora, ragazzi, una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Non... Accetto i consigli, ma una cosa alla volta, perché sennò macello qui. Allora, c'era un posto dove dovevamo infilare il buco. Il crick non ce l'abbiamo. Dobbiamo andare alla biblioteca. Come arrivo alla biblioteca? Perché, ok, la biblioteca però è dall'altra parte del mondo. Eccola qua. No, no, qui mi serviva il crick. Alla manovella è per la biblioteca? Questa cosa qui? L'attrezzo? Non è quella... infatti, non, neanche secondo me è quella della... non posso tornare indietro, io infatti immaginavo. Manovella per un meccanismo con l'attacco quadrato. No, no, ma immaginavo non fosse quella lì. Torno al parcheggio. Ok. Manovelle per le saracinesche. Quali saracinesche? Non me la ricordo mica. Ah, ok, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Grazie. Di qua. Di... Vabbè, devo fare su e giù. Credo di aver capito. Ho salvato, ho appena salvato Jules. Cazzo, spero di non aver pensato ad una cazzata. Boh, adesso vediamo. Un carrion per gli zombie. Ok, qua. No. Cazzo, pensavo fosse qui. Sì, eccola qui, perfetto. Vai. Tranquilla, giustiamo lo stesso. Ok. Adesso sono cazzi miei. E qui, ridendo e scherzando, siamo alla stanza del generatore. Cala la mutanda. Cos'è? Ah, scatola componente elettrico. Ok, scusami, la dovrò aprire? Si può? Ok. E dentro c'è? No! Ma che di quelle volte? Me l'aspettavo, Allora, qui arriva sicuro la merda. Ho sentito ruggire. Enrico ruggire. Immagino, c'era dentro la bottiglietta d'acqua, era una truffa. Cosa c'è qui? E questo cosa comporta? Ovviamente che si riempie di bestie. Buono, Sif. Ma sei deficiente, pazzo? Porca vacca, che liscio. Ok. Sto per sparare in un altro.
Mamma mia, già abbiamo sprecato un colpo. Ma qui non è finita, ce n'è ancora, sicuro. Non abbiamo fatto tutto in questa stanza. Che cazzo ci manca? Ah, una piantina. Ma che cazzo l'aveva vista? Mia. Posto? No, non abbiamo mica finito. Di nuovo. Quanta roba non abbiamo finito? Allora, la piantina me la ciuccio. A posto, così almeno non sta più lì con la pancia. Ok, boh. Cazzo, sono così cieco? Cosa mi sono perso? Cosa mi sono perso? Buonanotte, Gabriel! No, ho fatto tutto. C'è una musica di tensione incredibile, ma... non lo so, se non mi rendo conto... Ragazzi, non lo so, questo scudo... Sugli scaffali c'è della polvere da sparo. Ma porca vacca, grazie. Ed ero davanti, tra l'altro. No, dai, ancora. Posso farcela? Ma non sono bastardo! E cazzi! Vabbè, ma quello lì non passa. Mi mette ansia, però, sto stronzo. Merda. Vabbè, che dobbiamo fare? Avevo l'ansia, l'ho sparato. Che cazzo abbiamo risolto però così, scusami. Perché sì, abbiamo recuperato il pezzo. Dai, perché? Perché? Sempre il doppio colpo. Ho sbagliato qui. Cazzo. Ma poi non li avevo uccisi tutti sti cani di merda. Mamma mia. È rimasto un colpo. Sì. La merda, 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 merda. La merda, la merda. Vado giù. Ciao. Allora, fammi, non lo so, vabbè, fammi mettere giù questo, fammi mettere giù questo, senza munizione dura, eh sì, però se non erro qui dovrei avere un bel cazzo di niente, salvo in un altro slot, per sicurezza, ce la caviamo sicuro. Non ho altra polvere da sparo, solo questa. Non ne avevo qui dentro. No, non ne ho più. Non ne ho più. Ne ho ciucciate troppe, sì. Ho fatto la cazzata, con il boss. Con il boss ho sbagliato tutto lì. Vabbè. Devo scappare di più e sparare di meno. Aspetta, di qua è giusto? Sì, però... però le palle. Gioco col pad perché in terza mi piace giocare col pad e giochi... qui metto questo, ma me ne servono due, avete detto. Bella merda. A questo punto devo andare per di qua. No, per di qua. Aprendo il coso e andando. Non lo sapevo degli headshot. Pensavo che fosse tutto uguale. Vai. Oh. Ah. Ostia. Che figura di merda. Ah, cazzo, ma qui è aperto? Ma è... lì era aperto. Era aperto lì. Ma quando ce ne siamo resi conto? Perché non ci sono stato? Scusami.
Ma dai! Non si è fatto male, vero? Ok. No! Aia, che dolore! Mi ha investito un cane! Quanto si è fatto male? No, normale, normale, ok. Dribbling? È vero, si era vista la porta, Knight, c'hai ragione. L'ho anche notata. È che sono scemo. Ok. Concentrato. Oh. È vero, K-Fox, però non voglio sprecare colpi. Dove siamo? Non lo so, non lo so, però c'è un bel cappello qui. Oh, oh. Aspetta, ma qui non si salva però, o sì? Sì, no, non è vero. Va bene. Per il pompa. Oh, sì. Ok. Sì che si salva. Perché non l'avevo visto? Ma, ah, un'altra roba in più. Tiè. Ok. Sì. Per la Magnum. Però che me ne fo se non ce l'ho? Un altro fusibile. Ma io non li voglio spaccare quelle cose lì, che spreco colpi e basta. Un altro fusibile. Cos'è questo? Cos'è questo? Ah, è stata una buona idea farlo. Ma se ne sei convinto. Non so se farmi i colpi per il pompa. Non so se farmi i colpi per... Ma sì, dai. Facciamoci i colpi per il pompa. E a fine gioco ottengo il coltello ottengo il coltello infinito. Ma chi se ne frega, scusami. Non so se lasciare lì tutti i pezzi elettrici. Il fusibile lo otterrei. Va bene, mi tengo il fusibile allora. Grazie per questo consiglio velato. Gentile, cosette. Siete proprio gentili. Proprio dei bravi ragazzi. Ok. Oh oh. Porca paura. Sai che c'è? No, dov'è? Aspetta un attimo. Non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare. Non entrare, non entrare, non entrare, aspetta. Aspetta. Arrivo. Non entrare, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare. Davanti alla safe c'è delle munizioni del pompa. Perdonami. Dove? Di sotto? Nell'armadio. Quell'armadio? Quello lì? Qua? Ma porca vacca. Grazie ragazzi. Grazie. Qua sicuro succede qualcosa. No, mamma mia. Questi lisci, guarda, sono veramente la tragedia. Vabbè, ho capito, però 60 colpi lo stesso. Che facce? Faccia di culo? Ma vaffanculo che si spostano all'ultimo. Perché ha sparato due volte? Sto coglione. E quest'altro si rialza. Aspetta che ho finito i colpi di nuovo. Sparagli in testa, ho capito. Non mi sembra di ottenere grandi risultati. Che termini. Che termini aggressivi. Guarda, stia lì, stia comodo. Tac. Mi prendo anche questo. Me lo prendo così. Lei faccia il suo.
Ma dai, il mio amico di... Oh! Permesso. Permesso. E che fa? Si alza? No. Beh, passo veloce! Che bello, siamo di nuovo qui. Salve signora! Ma che fa? Entra. Fermo un attimo. Fermo un attimo. Munizioni, polvere da sparo. Ok. Sì. Assolutamente sì. Ma aspetta, di qui. Assolutamente sì. Qui ce n'erano due vivi però, mi ricordo. Dov'era? Era qui, ah, eccolo qua. Oh yeah. Il grande baboon ba per te. Ok. Pieno. Qui mi avevate detto che c'era la shortcuts. Una bella seggiola. Ale! E si va di qua. Bello lui. Bello. Tutto atletico, allegro. E salviamo. Ma sì, salviamo di nuovo qui. Facciamo uno su, uno giù. Sì, c'erano due zombie vivi, c'erano. Ok. Adesso devo aprire le porte di quadri. Ma c'erano qui le porte di quadri? Me le dice? No, porta chiusa. Porte di quadri, porte di quadri. Terminiamo, ok. Saranno al piano di sopra, immagino. Qui, cassaforte, no. In armeria non c'è. Dov'è la porta di quadri? Scusami. Il tenente sarà sicuramente vivo. Bella M. Ma che strano, eh. Marvin. Oh, no. Scusami. Grazie, almeno adesso metterò fine a tutto questo. Glielo prometto. Ma mica sto stronzo mi ha droppato la sua pistola e le sue munizioni, eh. Sono triste. Sono molto triste. Allora. Rullino. Ce l'ho in tasca, non ce l'ho in tasca, vado a farlo. A questo punto mi faccio altri colpi del pompa. Ormai... poi devo capire come li faccio. Lui mescola le polveri da spar, bravissimo. Sì. Rullino, vai, prendi. Vado. Vicino all'ufficio Star sono a porta di quadri. Ok, ti ringrazio infinitamente, Knight. Intanto andiamo nella camera oscura che è di sopra poi dopo l'ufficio Stars. Perfetto, la lavanderia forse. No, aspetta. Sì. Sì. Vai. Qua è pieno di gente, porca vacca. No, mica! Fermo qua. Ok, a posto. Siamo bene. Ho fatto bene a farmi i colpi del pompa comunque. Vediamo un po'. Ma vaffanculo, chi ha fatto questa foto qui? E perché? Armadietto 3F, DCM. DCM, 3F. DCM, 3F. 3F, 3, DCM. Che cazzo è 3F, scusa. Terzo piano. Eccolo qua, questo è un armadietto. E noi ci arriviamo come lì? Non vivi sicuramente, perché dobbiamo fare questo, questo e correre di sopra. No, aspetta. No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo però. Chi è? Ma siamo matti? È andato via il licker? Strano, però vabbè, camminiamo piano per non far rumore. Allora, la lavanderia... Va in culo la lavanderia, ci andremo un'altra volta, andiamo su. Faccio un po' le scale.
Cos'era? TCM, giusto? Yes. E dentro lo troviamo. Che devo fare? Vabbè, E poi quindi torniamo al magazzino e alla biblioteca di nuovo, cioè che... Io non lo so. Non so. Vabbè, allora, mi conviene andare per di qua, così dopo possiamo arrivare per di qua. Alla biblioteca. Biblioteca, là? No, vabbè, è uguale in realtà. Nel menu c'era una pistola. No, non posso spostare la libreria in biblioteca perché non ho l'arnese adatto. Adesso sono venuto fin qua, tutto convinto, sperando in buoni propositi, però... qui c'è un muretto. Ah no, ok, il muretto è quello lì. Ma quindi di qui non c'è più niente. Non è vero, c'è una porta qui. Ah sì, che porta le docce. Andiamo all'ufficio Stars, dai, andiamo, vediamo un po' che succede. Vabbè, qui potrò correre, figa. Non credo ci saranno leaker dentro le docce. Che si lavano. Hello, baby, hello, money. Nella biblioteca sotto uno scaffale puoi muovere, ci sono più di munizioni. Ok, grazie. Che temporalaccio. Ufficio Stars. C'è il computer. E vabbè, altri colpi. Però non c'è roba che effettivamente mi serve nell'immediato. Come siamo messi a spazi? Vabbè, qualcosina lo possiamo anche raccogliere. Tipo la cura, visto che si è rimasti senza cure. Ok. Ok. Dov'è? Qui. Ok. La prendo. Elimini l'Ikers se può. La fai facile. Non è così semplice, purtroppo. Molto bello, però. Mi sto divertendo. Si dovrebbe andare in lavanderia... È nel secondo piano della ala destra della centrale di polizia. Opposto dove sei ora. Ah. Perché non qui, scusami? Cioè, credo vada bene. No? C'è aperto? Ehe! Polvere da sparo. Lascio lì per un attimo. Ehe! Oh, che due coglioni. Sarà l'altro tasto se tutto va bene. No, continuo a non capirci. Oh, mi sento scemo, va bene. Ok, immaginavo. E beh, fino alla lavatrice. Ok. Devo andare di sotto adesso, andare all'armadietto, dove c'è altra polvere da sparo, dove mi potrei fare... Ecco... Che mi serve andare fino a lì? Vabbè, raccogliamo questi.
Devo uscire di qua, andare di qua, andare di qui. Va bene. Ok, allora aspetta. Sì, perfetto. Andare di qua. E andare di qui. Sì, sì, c'è il borsello per i due spazi in più, è per questo che mi sono riempito la tasca, anche se non mi piace mai andare in giro così pieno. Prendi anche due slot per mettere roba. Eh sì, il borsello. Ok, allora, salva. Grazie a Renux per i 100 bits. Sì, ok. Adesso devo andare di sopra. No, perché di sopra? Devo andare agli armadietti. Così svuotiamo anche gli armadietti e lì siamo a posto. A est 2F devo andare per proseguire. Qui. Perché qui? Non mi ricordo. Vabbè. Allora, intanto andiamo a riempirci le tasche. Poi vabbè, adesso facciamo questo e poi salviamo. Intanto abbiamo anche... Come si muove? Scusami. Ma come tutto rotto? Vabbè. Ok. Mi ho sforato anche un pochino, poi dopo ci... Mi fermo un attimo perché... Un po' mi sto cagando addosso, un po'... Mi sto cagando addosso. Tua mamma, quella puttana, guarda. Ti è. Ok. 203. E poi? La polvere da sparo che ho anche lì. Vabbè. 203 e 103. Ok. La combiniamo già. Sì. Ok. 100. 3. Certo. Ce l'abbiamo già un coltello, mi sa. Vabbè. 203. Ciao Lord. Ok. Ok, ci siamo. Mio, buona. E qui avevamo già preso praticamente qualunque cosa. No, qui... il 109, vaffanculo, ci sono colpi al 109. Non so se raccoglierlo il coltello, perché... Vabbè, lo raccogliamo. Vaffanculo. 109 c'è la roba. Lo so, Donny, c'è un bug con le sub. Tutti possono rinnovare, per questo che sono disattivate in queste sere. Tranquillo, nulla di... Nulla di cui preoccuparsi. Ok. Cazzo, per un attimo pensavo si stesse muovendo sto stronzo. Ok, quindi, a parte l'archivio, che è chiuso da una porta... Ah no, a fiori, c'è la porta a fiori, ok. Ecco cos'era quella cosa lì. Poi dobbiamo venire da questa parte di qua... Che però si accede solamente da sopra. Boh, andiamo a salvare. No, vado all'atrio principale a salvare. Quindi corro avanti a destra. Mamma mia, mamma mia. A posto. Corro, sì. Cazzo se corro. Tanto per fare quel metro lì, corro. Come posso aprire l'altra cassaforte? Quale? Vabbè, certo. Quali? Non ho niente. E questa l'abbiamo già aperta. Quadro elettrico? No, non ho un altro. Cazzo, mi sono perso un documento? Ah, non posso ancora, ok. Perché qui abbiamo fatto. Pianoterra è quasi completo.
Ora dobbiamo andare su da questa parte, giusto? Ah, qui probabilmente c'è la c'è una saracinesca da tirare su. Possibile? No, alle 23 no, ragazzi. Dai, va bene, abbiamo già sforato così. Va bene, va bene. Adesso mi fermo. Esatto, allora, sai cosa? Ah no, la chiave di cavestello ce l'ho già. Mettiamo giù il coltello. Mettiamo giù questi colpi qui, che non ci servono. E anche questa bella cosa. Questo, no, non posso spostare. Ah, muoviti, Mi piace avere un pelo d'ordine. Ok, salviamo. È là che devo andare, perfetto. Trentesimo salvataggio. Buono, ok. Minchia, guarda che c'ho il morso sopra la maglia. E non mi sono mai trasformato. 3 ore, siamo a 3 ore di gioco. Precise, precise, 3 ore e 27 secondi. Carino. Ok, grazie Redwix, grazie mille. Vediamo di farlo la prossima volta, che è domani sera, quindi niente. Uff, che serata, che serata. Sì, ho capito, mi esci dal gioco per cortesia, sì. Ok, chi c'è in live che possiamo raidare codè stasera? C'è Bon Kenobit. In realtà è pieno di gente che sta facendo la live. Ah, ma non è il signor Kenobit però stasera. E allora... Ah, c'è la signorina Leopard, che da un bel po' che noi non raidiamo la signorina Leopard. Andiamo a raidare la signorina Leopard. E le scriviamo tutti... Ma che gioco vintage! Io intanto vi ringrazio tutti per donazioni, super e sub. So che non è uscito niente, mi dispiace. Non è stata assolutamente cattiveria. Però appunto sarebbe stata una live senza l'atmosfera che ha avuto. Mi è piaciuta molto questa live. Spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani mattina con... vabbè, andiamo avanti con My Time e Portia, giustamente, come ogni mattina ormai, che ci siamo presi bene. Raidiamo la signorina Leopard e le diciamo... Oh, che giochi vintage, però con quella... Va bene? Vi ringrazio ancora. Scusate per questa mezz'oretta di più, però... Facendo così magari il gioco riusciamo a finirlo per lo prima e mantenendo comunque il mordente che si merita. Anche perché probabilmente giovedì e venerdì non ci giochiamo, dobbiamo rinviare la settimana prossima. Grazie a tutti e buonanotte ragazzi. Ciao. E per i past faccio partire le resub. Non va? Ah, non era solo qua. Ah, ecco. Mamma mia. Spero che nessuno abbia visto.